volta tre fratellini porcellini che si chiamavano Timmy, Tommy e Jimmy. Il più piccolo, Timmy, si fece la casa di paglia. Quello di mezzo si fece la casa di legno e il più grande, Jimmy, si fece la casa di mattoni. Un giorno, il lupo cattivo, toc, 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 toc. Chi è? Sono il lupo cattivo. Che vuoi? Ti voglio mangiare. No, brutto cattivo lupaccio, vai via, vai via. Io allora adesso soffio forte, forte sulla tua casetta e la faccio cadere. E così il lupo che cosa fece? Soffiò forte forte sulla casetta. E la casetta cadde per terra. E il povero porcellino, Timmy, scappò, scappò dal fratellino Tommy. E si chiusero dentro, zangata. Dopo un poco, chi arrivò alla casa? Arrivò il lupo cattivo. E che fece? Toc, toc, toc. Chi è? Sono il lupo cattivo! E che vuoi? Ti voglio mangiare! No, va via, brutto lupaccio! Allora se voi non aprite la porta, io soffio e la faccio cadere! Allora il lupaccio che cosa fece? Fece un grande soffio. E la casa cadde. E Timmy e Tommy scappano, scappano e vanno dal fratellino Jimmy che tiene la casa di mattoni. Apre la porta, Jimmy li fa entrare, i fratellini si chiudono dentro. Dopo un poco arriva il lupo cattivo. Toc, toc, toc. Chi è? Sono il lupo cattivo. Che vuoi? Ti voglio mangiare. No, vai via brutto lupaccio, va via brutto lupaccio. E allora se voi non mi aprite, io soffio forte forte e faccio cadere la casetta. E il lupaccio soffia, forte forte, soffia. Ma la casetta non cade. Fino a quando non ce la fa più, il lupo è caduto per terra. Allora i tre porcellini escono con un bastone, bingete, bangete, bingete, bangete, gli danno un sacco di botte in testa e il lupo se ne scappa e loro vivono felici e contenti.